In queste giornate bollenti abbiamo con noi in redazione chi magari può introdurci meglio in questo argomento, Nikos Chiodetto, esperto meteo di Trebi Meteo. Buongiorno, benvenuto. Ciao, ciao, buona giornata a voi, ben ritrovati a tutti, buongiorno. E allora Nikos, anche Piacenza, così un po' come tutta la pianura padana se non sbaglio, è nella morsa dell'anticiclone africano e nei prossimi giorni dovrebbe fare ancora più caldo. Che succede? Sì, la situazione vede dopo un mese di aprile e una prima settimana di maggio a tratti instabili su alcune zone d'Italia per l'inserimento di alcune perturbazioni atlantiche che finalmente hanno riportato un po' di pioggia anche sull'Emilia, sulla Lombardia e sul vicino Piemonte. La situazione invece da una settimana a questa parte vede di nuovo l'anticiclone, quello di matrice nordafricana, interessare gran parte dell'Europa centro-meridionale. Nei prossimi giorni, nella seconda parte di questa settimana, vivrà condizioni meteo su molte zone stabili e più che altro con delle temperature che poco hanno a che fare con la piena primavera. Teniamo conto che siamo ancora a metà maggio e proprio nel weekend, nel fine di settimana, potremo toccare anche i 32-33 gradi al nord-ovest, quindi temperature da piena estate. Se pensiamo a 30-40 anni fa, questa poteva essere un'ondata di caldo del mese di luglio, di piena estate, invece ce la stiamo trovando in piena primavera. Quello che ci lascia un po' perplessi, ovviamente, ci fa sempre pensare ai cambiamenti climatici, non è poi tanto l'intensità di questa ondata di caldo, perché per carità anche una volta ce ne sono sempre state, ma è proprio la durata. Da molti giorni stiamo vivendo le temperature attorno ai 30 gradi al nord e questa situazione perdurerà anche nei prossimi. Qualche temporale non mancherà comunque su Alpi, Prealpi, Appennino. Non è atteso un rinfrescamento nel Piacentino, mi sembra di capire, nei prossimi giorni. Assolutamente, dicevo i modelli ci fanno vedere come nel weekend ci sarà proprio addirittura un rinforzo dell'alta pressione africana con questi 32-33 gradi attesi al nord-ovest. E la situazione dovrebbe cambiare durante la prossima settimana, quindi verso fine mese sembrano giungere correnti un po' più fresche atlantiche, sicuramente riporteranno un calo delle temperature e qualche pioggia. È più che altro anche un augurio, perché se iniziamo così veramente l'estate diventa davvero molto molto lunga. Senti, molti quotidiani nazionali titolano, parlando appunto di questo di queste temperature non abituali per metà maggio, di ciclone Hannibal. Ti piace questo termine, oppure so che voi esperti meteo Non gradite questi nomi? Sì, diciamo che più che altro è un termine usato un po' in maniera folcloristica, quindi dal punto di vista scientifico non sono questi nomi appropriati. Teniamo conto che parliamo sempre dello stesso anticiclone, che sia delle Azzorre o africano, è sempre la stessa fascia anticiclonica che di tanto in tanto, quando si allontanano le zone di bassa pressione, interessa l'Europa. Logicamente la distinzione tra anticiclone delle Azzorre e africano è solamente in quel momento, da dove arrivano le masse d'aria. Logicamente quello delle Azzorre, portando delle correnti direttamente dall'Oceano Atlantico, che è più fresco, ci mantiene un'estate piacevole con temperature attorno ai 30 gradi. Quello africano, come succederà nei prossimi giorni, invece l'aria arriva direttamente dal deserto del Sahara, dall'entroterra africano, quindi poi tra l'altro passando sul Mediterraneo si riempie di umidità e questo è dovuto a questi picchi di grande caldo e tra l'altro anche afoso. A questo punto speriamo che che l'estate non sia iniziata prima, ma che non finisca anche sì, prima. Tutti stanno avendo un po' il terrore. Grazie a Nikos Chiodetto di Trebi Meteo per questa chiacchierata insieme a noi. Buon lavoro, buon proseguimento e teniamoci questo caldo per qualche giorno. Grazie anche a voi, buona estate, intanto mettiamolo così, sperando che possa tornare qualche pioggia, perché ricordo, non è chiuso ancora il capitolo della siccità.